sempre stato un pochettino, come vedete, come insomma, proprio molto grande di campioni di tabù. Abbiamo, ovviamente, siamo centro di riferimento del suo servizio centrale, anche di laboratori pubblici per il territorio del Mar, comunque, da un riferimento comune per quanto riguarda la validazione dei test. Abbiamo chiesto al nostro laboratorio della Maestra, del Chiesa Italiana, di adottare un sistema di, diciamo, di priorità per i tabù. In questo momento la priorità è innanzitutto per i pazienti ricoverati, perché i pazienti con sospetto Covid devono necessariamente chiarire subito la diagnosi. In seconda istanza abbiamo dato priorità al laboratorio della Maestra per i operatori sanitari, sia per la cura sanitaria, come lei può ben immaginare, non lavora in sicurezza, facendo periodicamente una regia di lavoro, in ogni controllo diventa complicato quello che fare con questi pazienti. E successivamente per l'esterno. Però devo dire che il prossimo laboratorio lavora molto bene, quindi, diciamo, i tempi del nostro laboratorio non sono così tanto di realtà. Cosa che mi aspetta come il territorio, perché se mi consente, cos'è che il contributo di ospedale sono quelle della metodia della battaglia che stiamo combattendo nel territorio, la composta di istituzione combatto, e lei probabilmente qualche problema sui tempi, come diceva lei, dei tamponi, perché vengono fatti i tamponi a conoscere dei pazienti, della risposta forse un po' più lunga. Noi abbiamo un'organizzazione tale per cui noi abbiamo, come dicevo prima, dei pazienti ricoverati, degli operatori sanitari, abbiamo due tempi economici della protezione civile, nei quali abbiamo fatto una sorta di pre-triage. Viene il paziente cittadino dall'esterno, riferisce di avere necessità di fare il tampone perché è stato in contatto o perché presenta una sfumata sinologica, viene fatto a tutti il tampone. Viene prima accettato il paziente, poi successivamente passa in una seconda tenda dove esegue il tampone. Il paziente, ovviamente, con sintomi importanti, va direttamente nel nostro pronto soccorso. E credo che i tempi, adesso noi sapete che quello che c'è, ma insomma, viaggiamo sui 48-72 ore per gli esterni, e tutto sommato non è un tempo eccezionale. Il dato è complicato, l'asse di competenza di residenza del paziente che in ovviamente si fa per la comunicazione al domicilio del cittadino che ha fatto il tampone. Questa è la nostra organizzazione. Però fortunatamente come già prima il grosso carico di lavoro delle prime settimane si è ridotto grazie alla collaborazione di altri centri.